Neve anche in Gallure nelle montagne di Padru. Gli abitanti delle frazioni del più giovane comune della Sardegna si sono svegliate sotto una coltre di neve. Automezzi della protezione civile al lavoro per liberare le strade. A Olbia l'assessorato ai servizi sociali ha anche predisposto l'apertura non stop del dormitorio di via Canova a partire da questo pomeriggio e fino al termine del maltempo. Saranno garantiti pasti caldi e luoghi riscaldati per i senza tetto. Intanto l'amministrazione comunale di Olbia ha istituito un tavolo tecnico per fronteggiare l'eventuale emergenza. Ieri il sindaco ha istituito un tavolo tecnico permanente, appunto presieduto dal sindaco, di cui fanno parte gli uffici tecnici e gli assessorati competenti, quindi dalla sicurezza alla protezione civile, dall'ambiente ai lavori pubblici. Sono stati, grazie anche al contributo della provincia, raccolte le scorte di sale marino da spargere in caso di necessità, qualora dovessero ghiacciare le strade o in caso di precipitazioni nevose che dovessero paralizzare la città. Abbiamo già i contatti, opzionato dei mezzi, delle macchine operatrici, quindi delle terne pale gommate che interverranno in caso di necessità. I consigli sono quelli di non uscire possibilmente da casa, salvo per esigenze irrinunciabili. E chi si sposta in macchina dovrà avere a bordo dell'auto le catene, soprattutto per chi esce dalla città, non potrà ovviamente mettersi in marcia in caso di neve in assenza di catene, ma soprattutto usiamo i mezzi, i veicoli, se è estremamente necessario.